Leggeremo questa sera da un'epistola, l'epistola agli Ebrei, dal capitolo 3. Epistola agli Ebrei dal capitolo 3. Leggiamo dal versetto 7, Epistola agli Ebrei, capitolo 3, dal versetto 7. Se non hai una Bibbia, alla fine del culto saremo felicissimi di regalartela. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. E così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Ed allora questa sera, questo è un passo che sembra un pochino duro, appunto si parla di indurimento anche, a indurimento di cuore. Abbiamo letto anche nel Salmo di Davide prima, abbiamo letto in quel Salmo dove viene riproposto la stessa identica frase: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Voglio parlarvi di questo. L'Epistola agli Ebrei è un'epistola molto particolare perché non ha un autore. Se voi leggete le altre epistole, sappiamo, insomma, quelle che ha scritto Paolo, quelle che ha scritto Pietro, che ha scritto Giovanni, le epistole agli Ebrei ci sono solo teorie. C'è chi dice che l'ha scritta Paolo, c'è chi dice che l'ha scritta Luca, c'è chi dice che l'ha scritta Barnaba, c'è chi dice che l'ha scritta Apollo. Ho visto che c'è uno che dice pure che l'ha scritta Priscilla. Insomma, ognuno ha tirato fuori la sua teoria. Ma a noi non interessa chi è l'autore materiale di questa epistola, sicuramente l'ha scritta lo Spirito Santo, ed è quella la cosa più importante. Tant'è vero che questa sera il consiglio che viene da quello che abbiamo letto è un consiglio proprio dello Spirito Santo, perché l'autore dell'epistola dice proprio così, che è lo Spirito Santo che ci dice: se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come dice lo Spirito Santo. Quindi, se è Dio a parlare in maniera così sottolineata ed evidenziata, dobbiamo prestare attenzione. Era un'epistola scritta per cristiani, quindi questa parola è per credenti, special modo, ebrei, erano cristiani ebrei. Oggi avremmo detto ebrei messianici, ebrei convertiti al cristianesimo. Poco prima, badate bene, della distruzione di Gerusalemme. Quindi stavano per arrivare degli eventi terribili su quella generazione di ebrei. Ma prima arriva questa epistola a dare dei consigli, a dare delle certezze, a dare delle speranze, a dare degli avvertimenti a questo popolo. Ma questa epistola vale chiaramente anche per noi stasera. E poi una cosa interessante dell'Epistola agli Ebrei, che è stata scritta dall'Italia. Lo sapevate?
Perché alla fine dell'Epistola, nel capitolo 13, gli ultimi versetti, c'è scritto: quelli d'Italia vi salutano. È un'epistola partita dall'Italia, magari da Roma, magari proprio qua è stata scritta l'epistola per gli ebrei. Quelli d'Italia vi salutano. Un consiglio dello Spirito Santo su cui riflettere con molta attenzione. È un consiglio per tutti, perché è al plurale il verbo, ma è un consiglio personale, perché ognuno dovrà pensare questa sera al suo cuore. Un consiglio che ha a che fare con la parte più importante del nostro essere, che la Bibbia chiama cuore. Ora, lo sapete benissimo, non è il cuore, il muscolo cardiaco del quale parla la Bibbia. Per ben 792 volte nella Bibbia c'è la parola cuore, 792 volte. E se andiamo a vedere però le lingue originali, l'ebraico nell'Antico Testamento, il greco del Nuovo Testamento, noi in italiano cuore ha pochi significati, cuore insomma, in ebraico c'è un sacco di significati, in greco pure. Quindi questa parola è una parola molto larga che significa tante cose. In ebraico significa cuore, mente, uomo interiore, anima, conoscenza, memoria, cuore. Viene tradotto con cuore. Quindi il cuore significa tante cose. In greco, per i greci non è soltanto l'organo cardiaco che è al centro del nostro petto e ci dà la vita fisica, perché il cuore, lo sappiamo tutti, è un organo senza il quale non si può senz'altro esistere, sopravvivere. Ma come il cuore fisico è al centro del nostro corpo, c'è il nostro cuore spirituale, che per i greci appunto è cardia, il nostro cuore spirituale, che è però anche la sede dell'anima, della mente, delle passioni, dei sentimenti, dei pensieri, dell'intelligenza. Quindi il cuore è un contenitore, in realtà, nella Bibbia, un contenitore di noi stessi, di tutto quello che siamo, di tutto quello che sei. Il tuo cuore spirituale è quello che tu sei questa sera, con i tuoi desideri, con la tua fede, con la tua incredulità, con le tue passioni. Tutto quello che sei è il tuo cuore. Quindi, una volta cercato di spiegare questo, perché dobbiamo capire che significa non indurire il cuore, una volta spiegato che questo cuore è come un grande contenitore di te stesso, è uno scrigno, è un forziere dove tu vai a mettere le cose che ti stanno più a cuore, scusate il gioco di parole. Nel nostro cuore che ci mettiamo? Le cose che ci interessano. Se una cosa non ti interessa, ti scivola. La famosa lezione di matematica della scorsa settimana, non credo che l'hai messa nel cuore, forse nella testa, per forza, nel cuore no. Però quella ragazza che ti piace, se apriamo lì, cioè, le cose che ci interessano le mettiamo nel cuore, i nostri desideri, i nostri sentimenti. E Gesù infatti insegna che proprio per questo motivo, visto che i nostri tesori noi li conserviamo buoni e cattivi, il nostro cuore, lì dove sarà il nostro tesoro sarà anche il nostro cuore, inevitabilmente vanno insieme cuore e tesori. Qual è il tuo tesoro stasera? Qual è il tuo tesoro? Se il tuo tesoro è Gesù, il tuo cuore sarà con lui un giorno. Dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro è qualcos'altro, e magari qualcosa che non piace a Dio, forse è il tempo di farsi due domande. E allora vi voglio parlare, prima di parlare di questo cuore che si indurisce, di un altro tipo di cuore, che è quello che è già duro. Il cuore duro. Ora, anche in italiano, se lo diciamo che uno ha il cuore duro, pensiamo a una persona insensibile, vero? Una persona che non sente niente. Infatti il cuore duro
è un cuore insensibile. Io spero che non ci siano cuori duri qua. Beh, di solito al culto non è difficile, ma non è detto. Ho conosciuto tanti cuori duri che sono venuti al culto, poi il Signore ha preso il martello e il martello spezza il sasso, dice la parola di Dio. Ma ci sono cuori insensibili che potrebbero essere anche nel petto, scusate il gioco di parole, di qualche persona religiosa, che si sente religiosa. Gesù ha raccontato una parabola famosissima, che è la parabola del buon samaritano. Quel samaritano della parabola passava per una strada dove prima di lui erano passati due personaggi. C'era uno per terra mezzo morto da salvare, e dice Gesù, passa un sacerdote. Quindi è uno sacerdote, a quei tempi era uno che c'era veramente, sul biglietto della visita c'è scritto sacerdote, c'ha pass, poteva entrare dentro al tempio, gli altri no, insomma era un personaggio, un sacerdote. Passa in quella strada da Gerusalemme a Gerico e vede quello mezzo morto, e dice Gesù che lo vede ma cambia marciapiede, passa dal lato opposto. Poi passa un altro religioso, il levita, che fa la stessa identica cosa. Sono questi due personaggi, sono due personaggi che ci parlano proprio del cuore insensibile, che potrebbe stare anche nel petto di uno che si sente religioso. E Signore aiutaci, possiamo dirlo, vero? Dice la parola di Dio, Giovanni diceva, se qualcuno possiede beni in questo mondo, adesso il tuo conto corrente lo conosci te, io non lo voglio sapere, se qualcuno possiede dei beni in questo mondo, vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Perché c'è un cuore insensibile. Ma non è soltanto insensibile il cuore duro, è un cuore soprattutto incredulo, che non crede, un cuore che non è capace di credere. Il profeta Zaccaria, parlando di Israele, diceva di loro: hanno reso il loro cuore duro come il diamante. Avete mai visto quanto è duro un diamante? È la pietra più dura che esista, il diamante. Il cuore duro come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole del Signore. Hanno reso, guardate, l'indurimento che può arrivare alla forza, alla durezza di un diamante. Ma poi c'è il cuore indurito, fratelli e sorelle, cuore indurito. Non so perché mi ha colpito questa parola, ma dato che la Epistola agli Ebrei ce la presenta come una parola dello Spirito Santo e come un avvertimento, perciò come dice lo Spirito Santo e parla a cristiani, badate fratelli che non ci sia nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani da Dio. Cioè ci sono delle avvertimenti forti in questa parola. Il cuore indurito mi ha fatto pensare a un cuore che si era ammorbidito, chiaro? Un cuore che si indurisce è un cuore che passa da una situazione di morbidezza, di sensibilità, a una condizione di indurimento. Il cuore che si indurisce. Ed allora lo scrittore del Visto agli Ebrei dice, proprio per spiegarci che significa cuore che si indurisce, indurito, ci fa un esempio e prende ad esempio il popolo di Israele nel deserto. Sta parlando ai ebrei, quindi gli porta proprio l'esempio loro, ma anche per noi è questo esempio stasera. Il cuore che si indurisce era un cuore sensibile che sta perdendo la sua sensibilità. Fratelli e sorelle, questo è un pericolo. Questo è un pericolo per tutti noi. Un cuore morbido, un cuore sensibile che si indurisce. E allora questo esempio ci parla di Israele che è uscito dall'Egitto
trionfante. E però questi passi e quello che leggeremo dall'Esodo ci parlano del miracolo al contrario, un cuore che si indurisce, il miracolo alla rovescia, il miracolo alla rovescia del cuore che diventa insensibile. Il Signore viene e ci dà un cuore sensibile, ma può succedere un antimiracolo, se un credente non sta attento, che è quello dell'indurimento del cuore. Cosa è successo ad Israele? Allora, conosciamo la storia di Israele, no? Israele, lì, che facevano in Egitto? Giocavano? Che facevano in Egitto gli israeliti? Cosa facevano? Gli schiavi, i mattoni con la paglia. Poi il faraone si è arrabbiato, giù, ha detto niente paglia. Gli schiavi facevano, come noi eravamo schiavi. Un giorno di un altro faraone, molto peggiore, che ci aveva reso schiavi. E stavamo a fare i mattoni anche. Qualcuno faceva i mattoni, qualcuno faceva anche il matto però, prima di conoscere il Signore. Cosa fa questo popolo? Viene liberato in maniera potente dal Signore. Conosciamo la storia delle piaghe d'Egitto, che le piaghe erano per gli egiziani, ma per gli ebrei ogni volta era una vittoria. Quindi erano stati liberati in una maniera miracolosa, straordinaria. Chi l'aveva mai viste quelle cose? Le rane, le zanzare, la grandine e il fuoco dal cielo. Non l'aveva mai vista nessuno. Il Nilo che diventa rosso di sangue, vero? E tutte le piaghe d'Egitto per la loro liberazione, per convincere quel faraone duro, dal cuore duro, a lasciarli andare. E loro partono e arrivano al Mar Rosso. È vero, lì si mettono l'ultima grandissima paura, il faraone dietro, il Mar Rosso davanti. Adesso che fine facciamo? E lì il Signore fa il miracolo più grande di tutti. È questo mare che si apre. Non guardate i film, che sono veramente delle cose terribili, non sono fedeli alla Bibbia, ma la parola di Dio ci dice che veramente c'erano due muraglie d'acqua e il popolo passò all'asciutto in quel mare. E quella gente ha visto veramente delle cose che nessun uomo aveva mai visto. È passata per il mare all'asciutto, poi ha visto anche il mare richiudersi su quelli che li inseguivano. E quel giorno cosa succede? Quando il mare si chiude e loro sono liberi, liberi, veramente liberi, non sono più schiavi, stanno camminando verso un posto che sarà la loro terra, tutti cantano, è descritto, le donne escono con i timpani e danzano e cantano, e c'è una festa, una mega festa, tutti quanti felici, sorrisi. Immaginate la faccia di quella gente, com'era? Erano abbattuti? Sorrisi di vittoria, salti di gioia, danze, vero? Poi gli ebrei ballano sempre, ho visto un documentario, ballano sempre, danze, canti, gioia. Passano 3 giorni, com'era il cuore di questo popolo? Era un cuore allegro, felice, gioioso, vittorioso, sensibile al Signore, lodante Dio, lodante Dio. Ti ricordi quando ti ha salvato il Signore? Che facevi? Mi ha salvato il Signore. No, gioia. Ognuno lo esprime come si sente la gioia. C'è quello timido che la esprime timidamente, c'è quello invece estroverso che la esprime in maniera estroversa, ma abbiamo veramente gridato la nostra gioia quando il Signore ci ha salvato. Te lo ricordi ancora quel giorno? Te lo ricordi? Ve lo ricordate? A me non ricordo, una giornata. È stata una giornata straordinaria, un giorno meraviglioso, quando il Signore mi ha salvato. Gioia. Passano 3 giorni e arrivano in un posto chiamato Mara, Esodo 15. C'è tanta acqua, qualcuno prova a bere e dice è avvelenata,
avevano una grande sete. Esodo 15:24 dice: allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Certo, se mi trovo davanti, sto morendo, ho un sacco di sete, tanta sete, mi trovo davanti un lago e questo lago è avvelenato, certo non è un momento molto allegro. Però vedi, questo popolo non reagisce andando da Mosè e dire: Mosè, preghiamo il Signore che ci aiuti, qui l'acqua è amara, qui è avvelenata, qui ci avveleniamo, i nostri bambini, le nostre pecore, tutti quanti noi, tu che sai pregare, prega per noi. No, a quel tempo Mosè era il rappresentante di Dio, possiamo dire, del popolo. No, mormorano. Guardate, ho detto che siamo partiti da cuori gioiosi e sensibili. Mormorano contro Mosè. 3 giorni erano passati, 3 giorni. No, preghiamo. Mormorano dicendo: che berremo? E Mosè comincia a pensare: ma a me chi mi ha fatto fa? A prendermi questi e a portarli nel deserto. Poi il Signore gli fa vedere un legno e dice: Mosè, butta questo legno nell'acqua. Adesso questa è un'altra predica, non ve la faccio. Butta questo legno nell'acqua. E quel legno, non sappiamo come, quel simbolo, da quel momento l'acqua diventa potabile. Ma i volti di questa gente che ha mormorato contro Mosè, non è più raggiante come quello delle danze dopo il Mar Rosso, si è un po' indurito. Vi voglio dire una cosa, stare attenti, che lo dice la Bibbia. Il volto, la tua faccia, parla anche del tuo cuore. Lo sapevi? Il volto parla del cuore e l'indurimento del cuore produce un indurimento della faccia. Non l'ho inventato io, lo dice la Bibbia. Ecclesiaste 8:1: la saggezza dell'uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto, è un volto duro, ne è mutata. Dove sta la saggezza? Dove sta la saggezza? Nel cuore. Se io apro il mio cuore alla saggezza, che poi la saggezza è un dono di Dio, il mio volto ne subirà l'influsso. La durezza del suo volto è mutata. Dove sta la saggezza? In un cuore sensibile, ubbidiente. C'è il miracolo della trasformazione del volto di una persona che viene salvata, perdonata. Ma l'abbiamo visto quante volte. Ho visto certe facce arrivare nella chiesa. Certe persone afflitte, travagliate, piene di peccati, poi quando con una faccia, ma quando il Signore l'ha toccate, non le riconoscevo più, erano diventati belli. Il Signore ti fa diventare anche più bello, proprio perché ti rischiara il volto. La grazia di Dio trasforma il volto, ma succede pure il contrario, fratelli e sorelle, come succedeva a questi. Sono passati dalle danze ai mormori. Geremia 5:3 dice: tu li colpisci, non sentono niente, li consumi, rifiutano di ricevere la correzione, hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. Perché? Dove risiede questo rifiuto? Nella faccia? Nella faccia? Nel cuore? Un cuore che si rifiuta di convertirsi, un cuore che si rifiuta di ascoltare il Signore, un cuore che si rifiuta di dare retta alla parola di Dio, si indurisce, diventa duro. Quindi questi ebrei partono, stanno 3 giorni, si lamentano, mormorano, poi il Signore gli dà l'acqua buona, dopodiché li porta anche a una specie di resort, un centro benessere, Elim si chiamava,
70 palme, 12 sorgenti. Oggi ci ho riflettuto, perché 12 sorgenti? Se no litigavano, una per ogni tribù. Ognuno aveva la sua sorgente, questa è la sorgente di Giuda, questa è la sorgente di Beniamino, non lo tocca, perché se no sapete che succedeva con una sorgente sola. 12 sorgenti, Elim, poi ripartono. Io già, se ero Dio, qui già cominciavo a perdere la pazienza. Poi ripartono e arrivano dopo 2 mesi in un deserto, un altro deserto, che si chiama il deserto di Sin. E ricominciarono a mormorare contro Mosè e questa volta anche con Aronne, cioè vanno avanti. Esodo 16, i figli di Israele cominciarono a mormorare, a dire: fossimo pur morti per mano del Signore. Già questa frase, pensate, fossimo pur morti per mano del Signore nell'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavano pane a sazietà. Voi, Mosè e Aronne, ci avete condotti in questo deserto perché questa assemblea morisse di fame. Vedete com'è peggiorato il mormorio? Cioè, prima era soltanto che berremo, adesso ci sono tutta una serie di accuse. Al mormorio semplice aggiungono altre parole offensive, sciocche. Il Signore ci doveva ammazzare in Egitto, e ci avevamo queste pentole piene di carne. Ma non eravate schiavi, non eravate frustati, non gridavate a Dio dalla vostra disperazione, se l'erano dimenticato. Al mormorio aggiungono altre parole fuori posto, offensive, sciocche. Era meglio morire in Egitto, dove stavamo tanto bene, invece di dare retta a voi due, Mosè e Aronne. E che fa il Signore? Noi avremmo mandato un fulmine, piccolo, un fulmine proprio. Invece il Signore manda la manna. Leggete, capitolo 16. Abbiamo il pane e gli manda la manna il Signore. Quanto è paziente Dio. Le loro facce però, come erano? Ancora più dure di prima. Ancora più dure di prima. E veniamo all'ultimo episodio, che è quello di cui parla l'Epistola agli Ebrei. Quando induriranno tutto il loro cuore. A Refidim, dopo qualche tempo, il popolo protesta e mormora contro Mosè, ma non solo. Esodo 17, capitolo dopo. All'Esodo 17 noi vediamo che questo popolo ha sede un'altra volta e cominciano a mormorare contro Mosè un'altra volta. Ma non soltanto, mormorarono contro Dio, dicendo una frase: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questa è la frase terribile che disse quel popolo. Pensate, gente che aveva visto i miracoli in Egitto, gente che era passata all'asciutto nel Mar Rosso, gente che mangiava gratis il pane della manna che scendeva dal cielo, dicono: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E dice la parola di Dio, dice lo Spirito Santo: non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Qui arrivarono alla ribellione contro Dio. E Dio gli dà da bere lo stesso. Mosè percuote una roccia con il bastone e esce l'acqua. Ma quel giorno rimane scritto come il giorno di Massa e Meriba, che significano queste due parole, tentazione e conflitto. Misero in dubbio Dio stesso, dopo tutto quello che avevano realizzato e visto. Hanno messo in dubbio Dio stesso. L'indurimento del cuore, vedete, è progressivo e arriva, può arrivare ad essere qualcosa del genere. A quel punto le loro facce erano facce dure come il loro collo. Mosè si stava prendendo l'esaurimento nervoso, perché nel capitolo dopo il Signore lo salva, gli manda il suocero Getro, che gli fa un po' di
di psicoanalisi, e gli dice: guarda Mosè, se tu continui così, dice proprio queste parole, ti esaurirai certamente. E gli dà dei consigli, e Mosè si salva, non gli viene l'esaurimento nervoso. Ma questo episodio, fratelli e sorelle, dopo 3400 anni è riproposto a noi. Perché il Signore questa sera ci dice, ci dà questo avvertimento? Stai attento, cristiano, cristiana, vatti a vedere allo specchio quando torni a casa. Com'è il tuo volto? Com'è il tuo volto? Com'è il tuo cuore? Non indurite i vostri cuori. Lo dice, ma noi siamo cristiani, noi siamo figli di Dio. Gesù l'ha detto ai discepoli. Quando Gesù risorto apparve loro, disse, li rimproverò della loro incredulità e della durezza del loro cuore perché non avevano creduto. Signore, dacci grazia questa sera. Badate fratelli, Ebrei 3:12. Badate fratelli. Sta parlando a noi, lo scrittore sconosciuto dell'Epistola agli Ebrei. State attenti, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, duro, che vi allontani dal Dio vivente. Si comincia con la durezza e si finisce con lo sviamento. Questi sono avvertimenti che vengono dalla parola di Dio. Avrei voluto predicare qualcosa di più allegro questa sera, fratelli, ma vi dirò soltanto quello che il Signore mi dice di dirvi. Non indurite il vostro cuore. Controlliamo il nostro cuore. Controlliamo se c'è durezza in noi, nel nostro volto, nel nostro cuore questa sera, e chiediamo aiuto al Signore. Amen. Voglio finire con una cosa bella. Abbiamo detto il cuore duro, il cuore che si inturisce è il cuore morbido. Questo ci piace, un cuore sensibile, un cuore morbido. Che dice la parola di Dio, del Signore, in Geremia? Il Signore dice a Geremia, vai un po' dal vasaio, vai a vedere come lavora un vasaio, guardalo. E poi dice a Geremia, non siete voi l'argilla nelle mie mani? Non è la casa di Israele l'argilla? Nelle mie mani io sono il vasaio? Com'è l'argilla nella mano del vasaio? Com'è? È morbida, vero? È malleabile. Il vasaio può fare un'opera. Il Signore può prendere me e te, se siamo morbidi, se abbiamo un cuore morbido, e lavorare. E darci una forma, la forma che piace a Lui. Fare di noi ciò che è nel suo progetto. Se siamo morbidi, se siamo sensibili, il nostro cuore è sensibile. Se tu metti nelle mani del vasaio un'argilla secca, il vasaio non ci potrà fare niente. No, voi siete argilla nelle mie mani. Il Signore sa benissimo che noi da soli non possiamo fare nulla. E allora ci ha fatto una promessa. Se tu questa sera senti indurimento dentro di te, vi darò un cuore nuovo. Perché sai, cominci a dire, Signore, ho il cuore duro, come faccio? Io vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e ci metterò un cuore di carne, sensibile. Che bella promessa che ci ha fatto il Signore. Quindi questa sera nessuno può dire io non ce la faccio, nessuno può dire io non ci riuscirò mai. Devi soltanto dire Signore aiutami, devi soltanto dire Signore voglio un cuore sensibile. Togli questo cuore insensibile da me, questo cuore che mi allontana da te. E poi, per finire, una cosa che riflettivo quando pensavo a queste cose morbide, a questa morbidezza dell'argilla. Io non ho mai fatto un vaso in vita mia, confesso. Però da ragazzino, quando ero più piccolo, dato che io sono dell'altro secolo,
ho ricordato. Poi più si va avanti l'età e vengono gli ricordi quando eri bambino. Già mi sono cominciati presto a me. E ho ricordato, mentre pensavo a questa cosa morbida, a queste cose malleabili, mio nonno. Mio nonno, stavo molto con mio nonno, e quando voleva farmi, faceva dei regali, lui, mio nonno mi portava a fare delle esperienze, secondo lui molto belle, per me erano bellissime, mi portava a vedere le galline, mi portava a vedere il treno, pensate che c'era ancora la locomotiva a vapore quando lo vedevo da me meno io, che passava lì a Monte Sacro. Poi mi faceva dei disegni, dei soldatini di carta, e poi certe volte, per me era la festa, andavamo dal Ferramenta. E dal Ferramenta mi ricordo incartato in un cartoccetto di giornale, mi comprava lo stucco, quello che si mette alle finestre, una volta si metteva alle finestre, no? Ma io, per me lo stucco era una cosa magica, era questa portiglia gialla con uno strano odore con la quale ci potevo fare pallette, cose, e poi la rimettevo insieme, poi ricominciavo, era malleabile lo stucco. Poi sono cresciuto, è diventata la plastilina, poi è diventato il pongo, poi con i ragazzini miei, lo ricordo ancora tutto per casa, il didò. E ho scoperto che queste paste, che si chiamano paste malleabili, hanno un segreto per il quale non si induriscono mai. C'è un segreto in queste poltiglie che puoi manipolare e non si induriscono mai. Il segreto è nell'olio. Cioè, contengono queste paste malleabili, che sono fatte non per seccarsi, indurirsi, contengono degli oli che rendono impossibile l'indurimento. Ti dice niente? Ti dice niente? Io ho detto: Signore, voglio essere come il pongo, nel mio cuore voglio che sia così, che tu lo prendi e sempre ci fai sempre una cosa nuova col cuore mio. Però ci deve essere un elemento, un olio speciale, dice Wikipedia, un olio speciale, un olio speciale ci deve essere. E noi ce l'abbiamo un olio speciale, vero? L'olio del santuario, l'olio inimitabile, l'olio di Dio, l'olio santo, figura dello Spirito di Dio, l'olio speciale. Vogliamo pregare, fratelli e sorelle, e chiedere al Signore di operare nel nostro cuore questa sera?